Dottoressa De Feo, dottoressa De Feo, si affaccia alla finestra. Le rendo noto che io sto ancora qua e nonostante l'anno scorso, nel mese di maggio, il comandante della Polizia Municipale mi abbia multato e mi abbia sequestrato i manifesti, io sto qua non perché sia recidivo, perché io sono assolutamente convinto che le manifestazioni non possono essere vietate da un comandante di polizia, né io sono tenuto a chiedere l'autorizzazione per contestare, magari come ho fatto con questo manifesto, il prefetto. Le manifestazioni in Italia sono libere. Bene, comunque se vuole può chiamare il nuovo comandante, così mi viene a multare di nuovo, lei la convalida di nuovo la multa e facciamo altri 4-5 ricorsi. Buona giornata. Signora De Feo, signora De Feo, io me ne vado, ma vi devo ringraziare prima di andare via perché oggi ho avuto la più bella soddisfazione dopo 17 anni di manifestazioni pacifiche, non avendo chiamato né la polizia municipale, né il comandante Bosco, né il nuovo comandante, né la Digos, avete implicitamente riconosciuto che il diritto di manifestare è inviolabile. Qualche mese fa lei non era di questo avviso perché ha riconosciuto che le multe che mi hanno fatto e i sequestri dei manifesti erano legittimi. Non fa niente, tutti si sbagliano. Adesso la soddisfazione è che spero che abbiate imparato che la Costituzione è di tutti e se sto qui è per difendere i diritti di tutti. Arrivederci.